Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi risponderò alle vostre domande sul mio intervento al seno che mi avete fatto nella storia che vi ho messo su Instagram. Se non sapete di che cosa io stia parlando, vi lascio qui sotto nell'info box il link all'IGTV che ho pubblicato sull'argomento. Inoltre, qui giù nell'info box, trovate tutti quanti i link ai miei social e al mio Etsy. Saranno complessivamente 10 domande. Ho preso quelle che complessivamente andavano a riassumere sia l'argomento sia le domande che mi avevate fatto voi. Io direi quindi di iniziare subito. Prima domanda: che tipo di intervento sarà? Sarà un intervento di riduzione e risollevamento del seno. In realtà la riduzione sarà veramente minima, ragazzi, solo di una taglia circa. Però, essendoci il nome esatto della tipologia di intervento è riduzione. Seconda domanda, sarà lungo come intervento? No, è un intervento di 2-3 ore circa. Terza domanda, lo farai a pagamento o con la mutua? Lo farò a pagamento, ragazzi, non mi fido in realtà moltissimo della mutua, non perché ovviamente non ci siano medici super super validi, non voglio dire questo, è solo che nell'ambiente privato mi sento più al sicuro, fondamentalmente è tutta una questione di testa. Quarta domanda, avrai delle cicatrici? Sì, avrò delle cicatrici intorno al capezzolo, latitudinalmente e poi nel solco sottomammario. Per intenderci, la classica cicatrice a T rovesciata. Purtroppo, ragazzi, per la grandezza del mio seno non sarebbe possibile operare in altro modo. Ovviamente, nella riflessione che ho fatto prima di decidere essere sicura di operarmi, c'era anche questo aspetto, però alla fine, ragazzi, ho deciso che ne vale la pena. Quinta domanda, che poi una domanda non è, descrivi in breve il post-operatorio. Allora, mi sveglieranno poco dopo l'intervento e entro sera potrò già tornare a casa. Per i primi 3-5 giorni porterò i drenaggi e per una settimana porterò i punti. In tutto questo tempo sarò bendata, avrò il classico bendaggio. Una volta rimosso il bendaggio dovrò portare un reggiseno apposito per il post-operatorio di questo tipo di interventi. Non potrò sollevare pesi consistenti per la prima settimana e dovrò per il primo mesetto stare attenta a sforzi in questi movimenti, perché appunto potrebbero andare a lesionare punti vari o comunque tutta la costruzione generale. Sesta domanda, quanto ci metterà il seno a raggiungere la forma finale? Ovviamente, ragazzi, il seno non sarà subito pronto dopo l'intervento. I risultati finali si vedono in circa 6-12 mesi, ma tranquilli, ricomincerò a scattare molto prima dei 6 mesi. Settima domanda, mostrerai una foto del prima e dopo? Ci stavo effettivamente pensando, ragazzi, ma se lo farò sicuramente con indosso il reggiseno, come molti di voi mi hanno suggerito. Perché sui vari social sicuramente con tutti gli shadow ban vari che ho me lo bannerebbero anche con le censure. Ottava domanda, hai paura? No, ho un po' di trepidazione, ma paura vera e propria non ne ho, anche perché mi fido davvero molto del chirurgo a cui mi sono affidata e sono in buone condizioni fisiche, quindi ci sono tutti quanti i presupposti per un'ottima riuscita. E poi ragazzi, penso anche che se qualcosa dovrà andare storto, andrà storto comunque, quindi è inutile che mi fascio la testa prima di sbatterla. Nona domanda, hai pensato delle possibili ripercussioni negative sul tuo lavoro? Ovviamente anche il lavoro è stato uno degli aspetti della riflessione che ho fatto prima di decidere di operarmi. E sono giunta alla conclusione che non penso che avrò risvolti negativi, anche perché semmai incontrerò persone che non vorranno fotografarmi o non vorranno lavorare con me per questo tipo di intervento, io non potrò che rispettare la loro opinione, ma io così sono più felice e quindi questo non potrà secondo me che giovare. Decima e ultima domanda. Secondo te perché esistono così tanti pregiudizi sul rapporto chirurgia e naturalezza? Vi confesso che ho lasciato questa domanda per ultima apposta. È una riflessione che ho dovuto fare proprio perché mi è stata posta questa domanda, perché è una di quelle cose a cui io non guardo assolutamente se una persona è rifatta o meno, quindi ho dovuto un attimo focalizzarmi su questa tipologia di pensiero. Sono arrivata alla conclusione che, secondo me ovviamente, ragazzi, opinione mia assolutamente personale, la chirurgia viene vista come barare. Viene vista come un non stai giocando pulito,
stai usando dei mezzucci. Questo, secondo me, questa tipologia di ragionamento è dovuto molto spesso, purtroppo, cosa che io proprio non arrivo a capire, all'invidia. Ma molto molto più spesso al fatto che molte persone che sono ricorse o ricorrono alla chirurgia estetica non lo dicano, anche quando gli viene chiesto espressamente, e molto spesso sostengano di essere completamente naturali anche con teorie e scuse a volte assurde. Credo anche che il non dirlo venga proprio dal pregiudizio, perché una persona si trova davanti alla situazione in cui ha la necessità fisica o psicologica, o entrambe le cose, di voler cambiare una propria parte del corpo, però si trova davanti il muro del pregiudizio e quindi, non volendo andarci a sbattere, dice che è naturale, che magari, che ne so, ha le labbra più gonfie perché usa questo prodotto, quando invece semplicemente magari si è fatta il filler. Ognuno decide come gestire questo lato della propria vita, assolutamente non sono io che voglio stare a fare la maestrina di turno, però dal mio punto di vista la trasparenza è sempre la cosa migliore. Tant'è vero che molto spesso anch'io sono stata accusata di aver fatto degli interventi al seno e di non averlo detto, di non avere il seno così grande naturalmente, ma di essere ricorsa alla chirurgia, e di non averlo fatto sapere, di mentire sul fatto che invece sono mie. La mia risposta tipo era sempre che non le avevo ancora rifatte, ma che sicuramente le avrei rifatte, e infatti, ragazzi, eccomi qua, penso di essere stata abbastanza sincera sull'argomento. Io mi rifarò il seno, lo sto dicendo a tutti, su qualunque canale. Ragazzi, il video è finito qui, io spero che l'abbiate apprezzato, spero che le mie risposte siano state esaustive, io vi mando un bacio, ma immenso ragazzi, al prossimo video.